l'Eritrea. Ma venite qui fresca fresca, ma facete un piacere. A voi l'ha fatta desiderare 3 anni, ma a me già dopo 6 mesi voleva fare la seduta spiritica. Sono stata io che ho voluto aspettare 1 anno. Stupida. Ma scriva già che stai. Adesso! Adesso! Eccomi qua! Danilo, vai qua! Vi ho fatto una bella sorpresa, è vero, vi avevo vogliato come un abbraccio. Anche voi conoscete Alberto? Non ancora, sono venuto apposta per conoscerlo e scambiare 4 chiacchiere con lui. Alberto è una persona fine, un professore, un uomo tutto d'un pezzo. Ancora per poco, la c'è proprio mia canna lasciata per più sul pezzo. E anche un pezzo da me modestamente, e tanto! Con il spezzato da ostro. Tonino, ma che state dicendo? Io mi sento un po' confuso, ma insomma... Basta con questa sceneggiata! Guarda, non penso, non lo dovete vedere più! O se non scavano come lui! Ma come mi permettete di darmi degli ordini? Ma io mi ammazzo! Niente, secondo voi! Io non ce la faccio più! Io ci faccio passare la zuppa e carnagotte! Ad Angisa! A zuppa e carnagotte! Ma come mi permettete? Che io! Quanti diame! Ma sei tu qui, cose pazze! Io, la contessa! Schiacciata dal macellaio! È inaudito! È inaudito! Ma che ne sei picchiato collo? Papà, vai, tu sei tutta pana! Non è questo il modo di corteggiare una signora, non le donne, ci vuole tratto! Ma rotto! Ma che ti ha rotto? L'hai visto buono? Tu hai dato la scorza di parmigiana! Ho detto tanto, delicatezza, poesia, tu ti tocchi un lampo! E che devo fare? Ti ha sfogliato a farò qua! La prima cosa, l'altra cosa, sono andata a sta scena perché finito con me non ci ho muore. Ma va pure su questo papà, non si va neanche scivolo a metà sigla. E accanto tu un libro lì e c'è. Per esempio? D'Annunzio, Carducci. Gli ammolicco, va pure. Ma io ho fatto il gaglio, cioè, se c'è un problema. E va bene, però come dite voi. Però donna Alberto una lezione la deve avere lo stesso. O il mamma, tra si dica a forza! Dite, mannaggia un cutisco, se non faccio una grande cucina! Se vado a ragione che te ne sta cosa, ma si lo schiattace! Signora, ma che lingua sto parlando? Alle qua è mamma! Faccio un lingua morto! Ma che non si fa le qua che ha già dormito! Ma se non ci trovate, si qua si rende la bocca, te c'ho qui! Non lo sai! E fate silenzio! Scusate, buffo cristiano, avete visto per caso 2 signore? Hanno andate via. Hanno andate via, bene. E ditemi, voi desiderate qualcosa? No grazie, non tengo seta. Ah, allora, non avete capito, ho detto se voi desiderate qualcosa. Ah, ma se tu, dai ci tira un po' di lì. E allora che vedo vanno a qua? Sto aspettando a Savastano, lo conoscete? Sì signore, lo conosco. E addosso? Sta fuori, sta aspettando il mio segnale. Poi canno signore, ora chiamo, forza. Forza! Forza! Non aperto! Esatto, venite! Venite subito! Venite un attimo! Ma perché mi... Ah, il dottore! C'è anche il dottore! Attenzione, che mi armato! No, è Nicola! Ed Alberto Savastano! Sì, signore! E si guarò! Un scornaggiato! Uno schifoso! Posso anche... darvi ragione sotto certi aspetti! Ma vado a riuscire perché mi... È un sacco antipatico! Da giacino! Cioè, se uno sta antipatico a perché ci dà tutte le persone che mi dico. Ma la cosa è che se gli siete antipatico, uno tu ti ha fregato tu! Voi conoscete la Sorrentino? No, io Sorrentino, tu hai sai. Non conosco la Malfitone! E quanti pene che mi avete dato! Ma che c'è tra di pena a chi? Ma che cosa? Bisogna che pena a chi? Ma che c'è tra? E cacchissi! Allora oggi è finito! Sì, da domani mi vado a migliorare! Ma che ti annunzi a Calluccia pura diabolica! E poveri! E mo avete a ballare! Ma oggi avrei ballato! E perché quando lei che ballava, calma! Mi squaglio con mia cosa che mi dà pasta qua sulla balla! Così a freddo! Guarda, ma a freddo non è calma! E come mi va a ballare, calma! Allora ci metti il tavolo! No, appicciata, via, appicciata, qui appicciata, ragazzi. Ma va, appicciata, via, 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 via
lei. Fermi! A che si sa voi? Chiama il suo Fermo! 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 Ferm